Buongiorno, Michela Prando, faccio parte dell'azienda di San Felice, azienda agricola TF, denominata Tenute Falezza. Si trova all'est di Verona, esattamente a San Felice Extra, la vallata Valpantena. Nasciamo con la partecipazione di mio suocero già nel 74. Per molti anni abbiamo venduto il vino solamente sfuso. Da 15 anni cominciamo a fare un lavoro di seguire tutta la filiera, ossia dalla campagna fino all'imbottigliamento. Enrico Falezza. Allora, come prodotti abbiamo, partendo dal top di gamma, abbiamo l'Amarone. Amarone da quest'anno di OCG della Valpolicella, troviamo in seguito un ripasso sempre della Valpolicella e un Valpolicella superiore. L'Amarone come uvaggio troviamo un 60% di Corvinone, 30% Corvina e un restante 10% di vitigni autoctoni come Merlot, Useletta, Croatina e Molinara. E l'appassimento delle uve avviene dalla vendemmia e fino a dicembre-gennaio. Come metodo di affinamento usiamo barrique da 225 litri per un minimo di 2 anni. E per i prodotti quelli più rinomati, tipo l'Amarone Riserva, anche di più di 2 anni. L'Amarone 2010 è stata un'annata caratterizzata da un tempo più freddo, quindi una vendemmia tardiva e si è posticipato di circa 20 giorni. Mentre l'Amarone 2009 è caratterizzato da un'annata più calda, con un tenore zuccherino estremamente più elevato. Per quanto riguarda le etichette, abbiamo deciso di rinnovare la nostra etichetta a favore di una linea più innovativa. Ecco, per quanto riguarda i sentori olfattivi e il piacere della degustazione, nel primo, nel 2010, il più giovane, imbottigliato da circa un mese, e si esalta molto la profumazione del floreale, ma andiamo anche nella frutta come l'amarena, la prugna, è molto morbido. Per quanto riguarda l'Amarone 2009, avendo già un anno di imbottigliamento, possiamo apprezzare di più altre caratteristiche olfattive. Riprendiamo le stesse profumazioni come la prugna, la ciliegia, la maraschina, come il suo frutto sottobosco, ma soprattutto cominciamo ad avvicinarci anche a delle spezie, un po' tabaccato e anche liquirizia.